Buon primo maggio, amiche e amici, lavoratrici e lavoratori. Tanto tempo che non trovavamo modo di collegarci in diretta. Sono qua in ufficio, in una Roma piovosa, a lavorare su alcuni dossier, a firmare alcune copie del libro che da ieri è in libreria in tutta Italia. Ne sto firmando come fanno gli autori importanti per alcuni amici e per alcune amiche, ad esempio un nuovo amico trovato su Instagram con un video che avete apprezzato, Gilbert Nana. Se mi mandi in posta privata il tuo indirizzo te lo mando e magari nell'arco di questa manciata di minuti anche qualcuno di voi, se vorrà, se mi manda in posta privata l'indirizzo, che so, da Marco a Raul a Cinzia, non ne ho tanti, però un libro ve lo mando volentieri. Ali mi dice: è già uscito il libro oggi, vabbè, oggi è il primo maggio, quindi molte librerie sono chiuse. Io ho preso queste 3 o 4 copie in libreria in stazione Termini qua a Roma, perché ci sono alcuni amici che lo vogliono subito. Però domani in tutta Italia, domani è un giovedì lavorativo, ci sono 1500 librerie, 70 a Milano, 70 a Roma, però dal Veneto al Piemonte, dalla Calabria alla Sicilia lo trovate. Ecco, magari vi chiedo, se c'è qualcuno che non ha grande simpatia per me, per la Lega, per la libertà di pensiero, per il centrodestra, e magari lo nasconde nella sua libreria, magari segnalatecelo, perché io penso che sia bello poter parlare a tutti. E siamo già alla seconda ristampa, e se qualcuno vuole su Amazon lo trova. Ciao Matteo da Bologna e da Bronte. Io a Bologna sarò a presentarlo il 20 maggio, 20 maggio anche a Firenze. Salutoni da Parma, saluto Zugno. Ecco, no, le sfide su Fortnite, ragazzi, ho 51 anni, lasciamo perdere le sfide su Fortnite. Comunque, seconda ristampa di questo libro, e ripeto, ieri ad esempio l'ho presentato a Roma, al Tempio di Adriano. Ci ho messo mesi e mesi a scrivere sto libro, durante le pause di lavoro, in aereo, sul Frecciarossa, in macchina fra un cantiere e l'altro, però sono 250 pagine di vita, non di politica, l'asilo, la scuola elementare, i Boy Scout, le prime partite del Milan, il liceo classico Manzoni a Milano, l'università statale a scienze politiche, e poi oggi, ripeto, dai campetti di periferia a Milano, quei tornei di calcio, a vicepresidente del Consiglio, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ho fatto i conti prima di collegarmi in questi minuti, quasi 10 milioni di amiche e di amici sui social, su TikTok. Non siamo in diretta su TikTok perché c'è qualche problema, però siamo quasi 1.982.000, 2 milioni e 3 su Instagram, 5 milioni su Facebook e 1 milione e mezzo anche su X. Vannacci, mamma mia, quante polemiche sui giornali. Sì, abbiamo deciso, la Lega ha deciso, sono onorato di avere indicato il nome del generale Roberto Vannacci come candidato alle prossime elezioni europee in tutta Italia. Chi non l'ha in simpatia tanto voterà altro, chi ritiene che un generale che è stato comandante della Brigata Folgore, che ha combattuto per l'Italia e per i suoi uomini in Iraq, in Afghanistan, che ha combattuto l'ISIS, che è stato in Ruanda, che è stato in teatri di guerra incredibili, non ha avuto paura di niente, di nessuno. Chi ritiene che questo servitore, difensore della patria, di alcuni valori che per noi sono importanti, la patria, la tradizione, la sovranità nazionale, la famiglia, la cristianità, lo potrà votare il 9 giugno sulle liste della Lega in tutta Italia? Dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Milano, da Napoli a Cuneo. E polemiche a sinistra, ma com'è possibile candidare un generale? Però, ragazzi, io ve lo dico tranquillamente, se la sinistra candida ed è liberissima di farlo, Ilaria Salis, che in questo momento è detenuta in un carcere ungherese con delle accuse pesantissime di violenza contro altri esseri umani, spero che si possa rivelare innocente. Ebbene, se la sinistra candida per rappresentare l'Italia al Parlamento europeo qualcuno che oggi è detenuto in un carcere straniero con l'accusa di violenza,
Noi non possiamo candidare un generale comandante della Brigata Folgore che ha difeso l'Italia, i suoi soldati e la nostra sicurezza e la nostra dignità in giro per il mondo. Si può scegliere. Qualcuno può scegliere un certo tipo di idea di Europa, qualcuno può scegliere la Lega, poi altri 70 candidati, ad esempio nel Nord-Est ci sarà candidato il sindaco di Monfalcone, la bravissima Anna Cisint, fra gli altri dico Monfalcone perché oggi i sindacati erano a Monfalcone per i comizi del 1° maggio, Monfalcone che ha dei seri problemi di convivenza con la presenza islamica, in questo caso bengalese, e ce lo diciamo sottovoce. Per la sinistra non si può dire, per i giornaloni non si può dire, per Corriere Repubblica non si può dire, quindi Salvini e Vannacci va de retro, sono Satana, ma ce lo possiamo dire che uno dei principali problemi di adesso e dei prossimi anni è il fanatismo islamico, l'estremismo islamico, il terrorismo islamico? Ce lo possiamo dire che a casa mia, io la penso così, chi ritiene che la donna valga meno dell'uomo non è il benvenuto? Chi separa le donne nel momento della preghiera e le chiude in una gabbia non è il benvenuto? Chi picchia la figlia se si veste all'occidentale, se si trucca, se si mette la gonna non è il benvenuto? Andate a casa vostra, tornate a casa vostra se ritenete che la donna valga meno dell'uomo. Quindi vedo tanti messaggi sul generale Vannacci, lo voto, voto Lega, voto Vannacci, saluto Kevin. Eccolo, è arrivato Gilbert Nana 11, benvenuto amico mio. Se in posta privata mi mandi il tuo indirizzo con dedica, perché i leghisti sanno scrivere e leggere, penna pronta, libro pronto, ovviamente se vorrai andare in libreria a Milano ce ne sono 70 che accolgono il libro, però te ne mando molto volentieri a casa. Greg, se mi saluti ti voto. Ma Greg, ti saluto a prescindere, poi il voto è una roba importante, quindi a me fa piacere il voto per la simpatia, però magari approfondisci qualcosa in più. Francesco mi chiede: Salvini, sei antifascista? Sì, sono antifascista, anticomunista, antinazista, antitotalitarista, sono un democratico, mi piace la libertà. Dove si può trovare il libro? Questo libro Controvento, che magari qualche libreria di sinistra nasconderà sotto una pigna di altri libri, si trova da domani in 1500 librerie in tutta Italia, librerie Mondadori, librerie Feltrinelli, Il Libraccio, librerie Giunti, all'Esselunga, spero anche in aeroporto, in autogrill. Sarebbe bello, perché non oso immaginare Lilli Gruber piuttosto che Fabio Fazio, ecco, qualcuno ha già ironizzato sul libro, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, piuttosto che Crozza. Sì, ci sono leghisti che scrivono, ci sono leghisti che leggono, sono alcuni milioni. Ci sono alcuni milioni di italiani che hanno fiducia nella Lega e pensano in un futuro diverso. Senza fanatismo islamico, senza auto elettriche cinesi, senza spacciatori clandestini a impestare i nostri parchi e le nostre strade. Quindi questo libro si trova su Amazon, ovviamente oggi pomeriggio uno può fare click, però a me piace sempre di più la vita vera, il negozio vero, la libreria, quindi lo sfogliare le pagine. Poi per carità, se uno per comodità vuole andare su Amazon, ci mancherebbe. Matteo, Salvini legalizza la marijuana? No, io non ritengo che drogarsi anche con droghe cosiddette leggere, mezze leggere, sia un passatempo intelligente, anzi nel nuovo codice della strada prevediamo il ritiro breve della patente per chi viene beccato a guidare sotto l'effetto di alcol o di droga, perché la politica è questo. Ad esempio è in fase di approvazione, spero che venga approvato definitivamente entro l'estate, diventi legge il nuovo codice della strada, che fra le altre cose, e molti di voi l'avevate suggerito nei mesi scorsi, e sono contento che la politica magari dai social prenda delle idee e le trasformi in realtà. Abbiamo previsto il ritiro della patente per chi abbandona degli animali lungo le strade. Abbandonare gli animali, maltrattare gli animali, seviziare, uccidere gli animali è un atto delinquenziale e in strada anche pericoloso. Si avvicina l'estate, purtroppo ci sono ancora tanti cretini che ritengono che il loro cane e il loro gatto siano oggetti e non esseri viventi, e quindi arriva l'estate per farsi vacanze tranquille, c'ha
lo abbandono lungo la strada, cretino, non solo cretino, delinquente, se vieni beccato via la patente, via la patente. Matteo, che animali hai? Ma io a Roma non ce li ho perché col lavoro che faccio esco presto la mattina, torno tardi la sera, poi ad esempio domani sono a Foligno e a Livorno, dopodomani a Cuneo e a Milano, però la Francesca, la mia compagna, ha 3, anzi 4 cani, mia figlia ce ne ha uno, mio figlio ce l'aveva, mi segnalo intanto la Franci. Imposta privata, Marco Okram su Instagram, Emanuele Pasquale, a cui volentieri mando il libro, quindi per sua selezione, Marco, Emanuele Pasquale, Ale, poi ne ho qua una decina e non ne ho tanti di più, però ripeto, mi fa piacere che soprattutto i giovani possano leggerlo, magari se avete i 20 euro, sono 19 euro anzi, ringrazio i professori, ci sono tanti insegnanti che l'hanno chiesto, l'hanno prenotato. Gilbert, ovviamente tu, eccolo qua, che saluta Federico Di Ponzio, a te arriva a casa, per te trattamento privilegiato. Lorella, Matteo, grazie per aver candidato Vannacci. Vicio, Matteo, verrai a Palermo prossimamente, ti seguo sempre. In Sicilia ci sarò il 31 maggio, mentre il 30 maggio in Calabria. Il 13 maggio sono a Bari. Matteo, quando a Piacenza, mi chiede Valentina, io sarò, aspetta che qua c'ho tutta una serie di foglie, a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza sabato questo. Domani alle 17 sono a Foligno in Umbria, alle 21 sono a Livorno e lì alcuni comunisti stanno facendo il pandemonio perché ci hanno affittato un teatro per presentare il libro e i candidati della Lega in comune a Livorno. Apriti cielo, Salvini non è il benvenuto a Livorno. Via i fascisti da Livorno, via i leghisti da Livorno. A parte il fatto che Livorno non è di proprietà di qualche nostalgico col pugno chiuso, e viva la libertà e viva la democrazia, quindi se qualcuno non è interessato al libro non lo legge, se qualcuno non vuole venire domani non viene, però è un teatro da 500 persone a Livorno, anzi Cinema Teatro Quattro Mori, così sapete tutto. Quindi Vannacci, me l'avete chiesto in tanti, è candidato in tutta Italia. Gilbert, noi giovani abbiamo bisogno di te per un'Italia più forte. Ecco, Gilbert Nana, che non conoscevo, che ho incontrato pochi giorni fa a Milano e abbiamo chiacchierato, è un ragazzo che è arrivato anni fa dal continente africano con mille problemi, si è inserito, lavora, va nelle scuole a spiegare come l'immigrazione possa essere un valore aggiunto se si rispettano le regole, perché se vieni in Italia, inizi a far casino, inizi a voler imporre il tuo modo di essere, la tua religione, il tuo modo di lavorare, e no, amico mio, sei il benvenuto, ma non possiamo essere noi italiani a cambiare in base ai tuoi capricci. Quindi Gilbert, da questo punto di vista, sei un esempio. Saluto Luca Di Tolla, saluto Cesare, saluto Doriana Santoro, Forza Lega, grazie. Nicolas mi chiede dove trovo il libro. Nicolas, si trova in tutte le librerie, ci sono 70 librerie a Roma, 60 a Milano, questo è l'elenco, non sto qua, ecco, mi prendono in giro per gli elenchi sui social, potrei fare il record del mondo di elenchi leggendo le 1461 librerie dove c'è il libro, partendo dalla A di Avezzano, libreria Mondadori, via Monsignor Bagnoli, finendo con la V di Villafranca Veronese, libreria Mondadori, via Nino Bixio, però non vi tedio. Codice della strada, dicevo, perché questo riguarderà tutti voi, moto, monopattini, biciclette, automobili. Che cosa si prevede? Ritiro della patente per chi abbandona gli animali lungo la strada. Per i monopattini, perché ormai ci sono monopattini che vanno a 30, 40, a 50 all'ora, vanno in tangenziale, vanno in circonvallazione, vanno sul raccordo anulare, vanno perfino in autostrada, bisogna essere cretini, è pericoloso per sé e per gli altri. Casco, targa e assicurazione obbligatoria per i monopattini, non per le bici, però per i monopattini, in modo tale che se crei un problema, investi qualcuno, fai un danno perché stanno aumentando gli incidenti, qualcuno ne paga le conseguenze. Per le biciclette prevediamo maggiore tutela con le piste ciclabili vere, serie, non come fa il sindaco Sala a Milano con una mano di bianco
in mezzo ai negozi, alle fermate dell'autobus. E per i motociclisti soprattutto, e ne sono orgoglioso perché tanti di voi ce l'avevano segnalato, stiamo investendo decine di milioni di euro per i guardrail salvavita che arrivano fino a terra per i motociclisti. Non so quanti motociclisti ci sono collegati. Alessandro, grazie finalmente a nome dei motociclisti. Cosa sono i guardrail salvavita? Perché io vado in macchina, non in moto. Significa i guardrail che arrivano fino a terra, perché in caso di scivolata i guardrail che sono sollevati da terra rischiano di essere una ghigliottina per chi in moto o in motorino scivola. Quindi è il bello della politica chiedervi il voto, chiedervi il consenso per fare delle cose che poi aiutano i ciclisti, aiutano i motociclisti, aiutano gli automobilisti. Porto avanti la mia linea sugli autovelox. L'autovelox può servire in punti, scuole, ospedali, case di riposo, strade strette. L'autovelox può essere utile per la sicurezza. Gli autovelox piazzati su stradoni a due o tre corsie per spennare e tassare motociclisti e automobilisti, no. Matteo, ti voglio bene e non vedo l'ora di votarti. Ivan, per favore mi saluti, Matteo. Zanzara News, viva l'Italia, saluto Ruggero Dario e saluto Luca 606, la prego maestro mi saluti, la voterò non appena potrò. Quindi un saluto anche a tutti i ragazzi che spero stiano studiando, un pochino in questo pomeriggio. Grazie Matteo, voterò Lega per la prima volta a giugno, grazie. Salvini sei il migliore, grazie per i guardrail. Lorenzo Musa, no, non sono il migliore, cerco di fare il mio lavoro onestamente. Ho incontrato tante mamme e tanti papà che hanno perso i figli con incidenti in motocicletta e in motorino, e a volte, al di là delle buche delle strade, perché Roma, a me anche Milano, sono amministrate, diciamo così, potrebbero essere amministrate meglio, però per me politica è risolvere, non tutti i problemi, alcuni problemi che ci segnalate. E quindi il tema degli autovelox che non possono essere una rovina per lavoratori: se uno porta a casa 1000 euro al mese e gli arrivano in un botto 4 multe da 100 euro per l'autovelox che è stato posizionato dalla sera alla mattina senza avvisare nessuno, rovini una famiglia. Il guardrail salva le vite di motociclisti e non solo. Il monopattino va usato con intelligenza. Questo è il nuovo codice della strada. Stiamo lavorando, ad esempio, e ne abbiamo discusso anche su queste pagine, per il ritorno dell'Italia al nucleare, all'energia nucleare. Matteo, sempre Lega da Bologna. Quando sei a Bologna, 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 c'ho qua la bozza. Bologna, Bologna, sarò a Bologna il 20 maggio. Il 20 maggio, lunedì 20 maggio, alle 15 a Bologna, alle 18 a Prato e alle 21 a Firenze. Quando vieni a Lecce, mi chiede Valeria, raga, qua, quando vieni a Lecce, eccolo qua, lunedì 13 maggio, nel pomeriggio a Lecce e la sera a Bari. E la sera a Bari probabilmente ci sarà il primo esordio pubblico dell'accoppiata che la sinistra non ama, Salvini-Vannacci, perché siamo insieme la stessa sera, lunedì 13 maggio a Bari. Io sarò a Bari al fianco di un interista che però mi sta simpatico, è Fabio Romito, un giovane avvocato in gamba, candidato della Lega e di tutto il centrodestra nella splendida città di Bari, e io farò di tutto perché Bari e la Puglia trovino nuovo vigore, nuovo splendore dopo le vicende delle ultime settimane che hanno coinvolto con sparatorie, arresti, boss mafiosi, dimissioni, sia il comune di Bari a guida PD che la Regione Puglia a guida PD. Nelle ultime settimane sono finite sui giornali di tutta Italia e anche di mezzo mondo con cose che i baresi e i pugliesi non si meritano. E quindi il 9 maggio, oltre a votare per cambiare l'Europa, Matteo, voterai mai Ursula von der Leyen presidente della Commissione? No. E neanche Draghi, se si dovesse proporre. Lo dico prima del voto. Chi voterà la Lega voterà per cambiare l'Europa, e non posso cambiare l'Europa con chi l'ha messa in queste condizioni. Quindi la Lega non sosterrà mai o
quelli che hanno portato l'Europa a fare proteste con i trattori, con i pescatori, con i lavoratori in tutto il continente. E l'Europa che propone il bavaglio a Instagram, a Meta, a Facebook, a TikTok, a X, l'Europa del bavaglio, della censura, non è la mia Europa. Io sono per la libertà di pensiero e di parola, sempre. L'Europa che pensa di mettere un bavaglio a Elon Musk non è la mia Europa. L'Europa in cui Macron parla di guerra. Ecco, questo lo dico soprattutto ai ragazzi e alle ragazze. Chi sceglierà la Lega sceglierà la pace. La pace, un futuro di pace. Il presidente francese Macron, poche settimane fa, andate a cercare le sue dichiarazioni, secondo me folli, sulla rete, ha detto: non escludo che in futuro manderemo i nostri soldati a combattere e a morire fuori dall'Europa. No, io escludo che la Lega darà mai il suo consenso a mandare un solo soldato italiano a morire fuori dall'Europa. Si è collegato anche Mario Balotelli. Ragazzi, qua abbiamo, a proposito di calcio, da Gilbert Nana a Marione Balotelli, saluto Diego, saluto Nicola, saluto Emanuele. Rapa Rosa, quando tu e Vannacci sarete in Piemonte? Vannacci non lo so, io dopodomani, perché dopodomani sarò, a proposito di Piemonte, la mattina a Fossano in provincia di Cuneo per presentare tutti gli interventi sulle strade, le autostrade, le ferrovie che da ministro stiamo portando avanti in Piemonte, poi nel pomeriggio sarò a Vercelli alle 15.30 e alle 18 a Tortona, quindi Cuneo, Vercelli e Alessandria. Saluto Emanuele, non venga a Livorno, siamo comunisti. No, ma saranno mica tutti comunisti a Livorno, io ci vengo, io domani sera alle 21 sono a Livorno, quindi immagino che ci siano tanti livornesi che hanno voglia di sicurezza, non hanno voglia di avere spacciatori o rompipalle clandestini in mezzo alle scatole, vogliono stare tranquilli a casa loro. Quindi, ma avete fatto i manifesti più Italia meno Europa? Sì. Sì, non so se li avete visti, in tante città italiane, poi non possiamo avere i soldi che hanno altri, però quello che abbiamo l'abbiamo investito in manifesti. Il messaggio per la Lega è chiaro: serve più Italia e meno burocrazia europea, perché se l'Europa è quella delle auto elettriche cinesi, della tassa sulla casa, mentre io sto lavorando sull'esatto contrario per regolarizzare, per sanare tutte le piccole irregolarità interne alle quattro mura domestiche, e la finestra in più, la cameretta, la veranda, il soppalco, il bagno, fatto 20 anni fa, i cambi di destinazione d'uso, le doppie conformità, liberiamo le case degli italiani, saniamo, ciascuno paga quello che può e deve e torna in possesso di casa tua, casa sua, la vende, l'affitta, mentre l'Europa tassa la macchina, tassa l'aereo, tassa il traghetto. Se quest'estate qualcuno pagherà i traghetti anche 300 euro in più è grazie a una nuova tassa sugli ETS, tasse ambientali le chiamano, le tasse sono tasse, non ci sono tasse ambientali. Quindi la scelta della Lega è chiara: il centrodestra anche in Europa, senza Macron il guerrafondaio, senza i socialisti che parlano di bistecche finte, formaggio finto, vino finto, farina di insetti, farina di grilli e tutte quelle porcherie lì. Quindi la Lega è alternativa alla sinistra, a Macron, alla von der Leyen, a Draghi, al PD. Viva Salvini, viva Vannacci. Matteo, quando vieni a Vieste? Che bella Vieste, non ce la faccio a girare tutta Italia. Stai zitto, mi scrive Omar. Omar, amico mio, non mi sono autoinvitato a casa tua. Tu sei persona dotata di senno, sei libero, puoi andare a fare jogging, puoi andare a leggerti un libro, puoi far l'amore, puoi andare a cinema, puoi andare a teatro, puoi studiare, puoi lavorare, puoi andare a fare quello che vuoi, nessuno ti costringe a essere qua. Perché qualcuno ti spinge alle 18.31 del primo maggio, peraltro festivo, qua piovicchia anche a Roma, a venire su una diretta Facebook, nessuno ti obbliga a farlo, a dire stai zitto. Sei maleducatuccio. Omar, comunque, dai ragazzi, ci tenevo
a tornare insieme a voi. Mi dicono che in posta privata sono arrivate altre X richieste per avere un libro con dedica. Magari scrivete, ma ovviamente mettete l'indirizzo, se no a chi lo mando. Non posso mandarne 100, però qua qualcuno di quelli che sto firmando ai miei amici delle elementari, ai miei amici dei Boy Scout. Ma Salvini, hai fatto veramente il Boy Scout? Sì, era una vita fa, Io sono del 73, quindi stiamo parlando degli anni 80, a Milano, CNJ, Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. Ai tempi c'era la sede nei caselli daziari dell'Arco della Pace, di Piazza Sempione. Matteo, cosa ne pensi dello scudetto dell'Inter? Ho fatto i complimenti, è troppo più forte l'Inter quest'anno. Da milanista soffro, dal milanista soffro, e spero che ci sia un cambiamento. Mark, Matteo, è presente anche la versione digitale del libro? Bella domanda, cerco la risposta. Matteo, mi raccomando, tagliate le tasse. La battaglia della Lega per tagliare le tasse con la flat tax e portarle al 15% va avanti. Gilbert Nana, capitano, sei unico, ma tu sei commovente. La mancanza del grande Silvio si sente. Ecco, una delle tre dediche che faccio in apertura del libro è a Silvio Berlusconi. Le dediche sono, non so se si vede, sono a Roberto Maroni e Umberto Bossi, a Silvio Berlusconi e a Maria Giovanna Maglie. Sì, Berlusconi ci manca. Berlusconi mi manca come amico, ci manca come grande politico, ci manca come grande sportivo, mi manca come grande italiano. Questo assolutamente sì. Saluto Federico Russo. Matteo, quando vieni a Napoli che ti aspetto? Il 26, perché l'abbiamo deciso prima, domenica 26 maggio, la mattina presenterò Controvento a Napoli. Quando vieni a Desenzano, quando vieni ad Aosta, ragazzi, non ce la faccio, piano piano, però se seguite la pagina, io metto gli impegni, ovviamente impegni da ministro. Domani mattina sono in ufficio qua a Roma, a Porta Pia, anzi prima vado a Mattino 5, domani alle 8.40, stiamo preparando un decreto che comprende il salva casa, stiamo accompagnando il nuovo codice della strada, alcune modifiche al nuovo codice degli appalti, sui cantieri stiamo andando avanti. Ringrazio Lorenzo Fanculo Mattè, grazie, prendo, incasso, porto a casa e un bacione. E non capisco perché tu sia qua, però va bene lo stesso. Voterò Lega per la prima volta, vieni in Friuli che sei il benvenuto. Matteo, bravissimo, un saluto da Cegole, saluto Michele, saluto Anna, saluto Samuele, mi sono collegato adesso, ma quindi lo candidate Vannacci? Sì, ti sei candidata adesso, ti sei collegata adesso e candidiamo il generale Roberto Vannacci in tutta Italia. Quindi chiunque maggiorenne sabato 8 e domenica 9 giugno potrà votare sotto il simbolo della Lega, Roberto Vannacci in tutta Italia. Saluto gli amici di Terracina, splendida città del ristorante Punto Mare. Saluto anche l'amica Sabrina, che si è appena collegata. Sabri, uno dei libri con dedica ti viene portato oggi pomeriggio, per te e marito. Poi sappiatemi dire Se vi è piaciuto o no. Matteo, ma lo facciamo il ponte sullo stretto o no? Sì. L'Italia lo aspetta da 100 anni. Darà, secondo le stime della società Stretto di Messina, oltre 100.000 posti di lavoro in tutta Italia. Pensate, per regioni come la Sicilia e la Calabria, affamate di lavoro. Per i giovani siciliani e calabresi che studiano, si laureano e poi magari sono costretti ad andare altrove in Italia o nel mondo perché manca lavoro, ecco, aprire i cantieri del ponte sullo stretto innanzitutto cambia la vita di milioni di italiani. Nel ponte del 25 aprile, magari me lo testimoniano, come hanno fatto vedere dei telegiornali siciliani e calabresi, c'erano ore di coda e chilometri di fila in macchina, in moto, per attraversare quei 3 chilometri di stretto. Ecco, pensate invece di stare 3 ore fermi a inquinare, a perdere tempo, attraversare lo stretto in moto, in treno, in macchina, in pochi minuti, quante volte si vuole. Pensate al risparmio ambientale, pensate ai posti di lavoro creati,
in tutta Italia, perché uno studio di Open Economics, e se qualcuno non si fida del politico andate a cercare i dati di cui vi sto parlando su internet. Intanto saluto Castro Libero, saluto Pavia. Matteo, mi raccomando, il numero chiuso a medicina. Sì, finalmente in commissione è partito il progetto per abolire il numero chiuso a medicina, per il libero accesso alle ragazze e ai ragazzi al primo anno di medicina. Era un nostro impegno, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno che ragazze e ragazzi possano studiare, poi la selezione la farà il merito. Chi prenderà i buoni voti andrà avanti, chi magari capirà che medicina non fa per lui, si farà altre scelte. Però libero accesso alla facoltà di medicina era un impegno, e per me gli impegni sono sacri. Stavano dicendo, il ponte sullo stretto, secondo uno studio di Open Economics, andate a cercarlo, porterà 20 miliardi di valore in più, di PIL aggiunto, di ricchezza in più per l'Italia, e tutte le regioni italiane saranno coinvolte, e la regione che avrà più lavoro creato per le sue imprese sarà la Lombardia. Pensate un po', Lombardia, Veneto, Lazio, ovviamente Sicilia e Calabria, perché cambia la vita Messina, Reggio Calabria, ci saranno fermate della metropolitana, ci saranno auditorium, ci saranno palestre, ci saranno scuole, e pensate come cambierà la vita di chi oggi deve prendere un traghetto, magari tanti pendolari, tanti medici, tanti studenti, tanti ammalati, tanti avvocati, ecco, avanti e indietro come si fa nei ponti in tutto il mondo, ma soprattutto una ricchezza incredibile in tutto il paese e, aggiungo, un'attrazione turistica, perché io sono convinto che voi, se andate a San Francisco, se andate a Istanbul, se andate in Svezia, in Giappone, in Cina, in Turchia, andate a guardare dei ponti che sono delle opere d'arte, ecco, gli ingegneri italiani porteranno a dimostrare al mondo quanto bravi sono. Mi arrivano una sequela di Forza Inter, ci sta, d'altronde, ragazzi, me la vado a cercare, però non sono uno di quei politici che cambia idea o cambia squadra a seconda della convenienza, questo è il braccialetto che ho, quindi non l'ho mai nascosto. Quindi ringrazio Armando, ringrazio Alice, ringrazio Lada, fai qualcosa per gli infermieri, assolutamente sì, ringrazio Michele, ho preso il tuo libro appena uscito, ringrazio Marco, dove lo trovo il libro? Il libro lo trovi in 1500 librerie in tutta Italia. Oggi è il 1° maggio, molti sono chiusi, da domani Mondadori, Feltrinelli, Libraccio, S. Lunga, anche le librerie sotto casa. Se potete scegliere, sono 19 euro, invece di ordinarlo su Amazon, andate dal libraio. Io preferisco sempre i negozi veri. E un abbraccio a tutti i commercianti, a tutti gli artigiani, a tutte le partite IVA che tengono assolutamente duro. Matteo, mi raccomando, avanti col condono edilizio. Non è un condono edilizio, perché condono significa sanare anche chi si è fatto la villa sulla spiaggia, no, non stiamo parlando di quello. Se uno si è fatto la villa con piscina in una zona pericolosa, lungo il fiume, in spiaggia, in una zona protetta architettonicamente, in una zona rischiosa per rischio idrogeologico, ecco, no, lì non si sana niente, lì c'è la ruspa. Ma se uno ha dei problemi da anni per una cameretta in più, per un bagno in più, per il soppalco, per la veranda, per il controsoffitto, quello per me va regolarizzato, va sanato e si va avanti. Non ho mai votato, ma abbiamo parecchie cose in comune, mi scrive Marione. Parliamo di calcio, poi la prossima diretta la facciamo di calcio. Però oggi ci tenevo, perché molti di voi mi hanno scritto per chiedere aggiornamenti sul generale Vannacci, sul codice della strada, sul nucleare, e ripeto, io sono un totale convinto sostenitore del fatto che l'Italia non possa dire di no al nucleare. Max mi chiede il ponte sullo stretto quando è pronto. Max, dobbiamo ancora aprirli i cantieri. Se apriamo i cantieri, come mi sono impegnato e come tantissimi ingegneri stanno lavorando perché sia entro il 2024, i tecnici, perché il ponte lo fanno ingegneri, lo fanno gli operai, non lo fanno i politici, 7-8 anni di lavorazione, quindi vuol dire il primo treno, la prima moto, la prima auto, il primo camion che attraverseranno in sicurezza, in velocità il ponte nel 2032. Questo è l'obiettivo che mi sono dato. Nico, viva l'Italia del progresso, sì, quindi sia il ponte sia il nucleare, assolutamente.
Come si fa a dire di no al nucleare? Non lo so, chiedetelo ai 5 Stelle che dicono di no a tutto. Benvenuto a Gigi Mastrangelo, anche a te. Saluto Salerno dalla Calabria. Saluto Sugnu Matteo 46. Matteo, mi raccomando, l'abolizione della Fornero. Sì, rimane entro la fine della legislatura, quindi entro la fine di questi 5 anni di governo di centrodestra, uno dei miei principali obiettivi. La cancellazione definitiva della legge Fornero e quota 41. Oggi è il 1° maggio, è la festa del lavoro, anzi a me piacerebbe che anche per i dipendenti del settore del commercio, quindi per chi lavora nei supermercati, ad esempio, ci potesse essere la festa anche nei giorni comandati. Quando vieni a Catanzaro, la Calabria, ce l'ho, il 30 maggio, l'ipotesi è Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, giovedì 30 maggio, mentre il 31 maggio Messina, Catania, Caltanissetta. Davide mi chiede quando in Veneto già settimana prossima, se non ricordo male, sì, sarò sabato prossimo l'11 maggio a Castelnuovo del Garda, Verona, la sera a Vicenza, perché il 12 maggio c'è la Dunata degli Alpini. Onore agli alpini, quindi la mattina di domenica 12 maggio sarò a Vicenza, nel pomeriggio poi sarò a Monsedice in provincia di Padova, a Cona in provincia di Venezia, alle 18 a Udine, alle 20:30 a Porto Gruaro. Matteo, tu e Vannacci dovete reinserire il servizio militare. Io sono favorevole alla reintroduzione di qualche mese in servizio militare e civile per ragazze e ragazzi, assolutamente, perché reinsegnerebbe un po' di rispetto, un po' di spirito di sacrificio e un po' di buona educazione. Viva Matteo dalla Puglia e dal Piemonte. Anch'io sono favorevole a reintrodurre il servizio militare. Filippo mi aspetta a Nicolosi. Io mi ero riproposto di fare 10 minuti di diretta per aggiornarvi, ripeto, su tante cose che in posta privata mi avevate chiesto, sul libro, sulle liste della Lega che abbiamo depositato oggi in tutta Italia per l'Europa, dove c'è il generale Vannacci, candidato in tutta Italia, insieme a tanti altri leghisti. C'è la capolista Silvia Sardone nel nord-ovest, quindi Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. C'è Paolo Borchia di Verona, candidato capolista nel nord-est, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige ed Emilia. C'è il generale Vannacci, capolista al centro Italia, con Toscana, Lazio, Marche e Umbria, con Susanna Ceccardi, valente e combattente toscana seconda. Al sud anche lì il capolista è Roberto Vannacci, con Simona Loizzo, bravo medico e parlamentare calabrese seconda, mentre in Sicilia la capolista è Annalisa Tardino, che fra le tante battaglie ha difeso agricoltori e pescatori italiani facendo le sue battaglie. Matteo, ti aspetto nel mio negozio di barberia per un taglio gratis. Sei troppo carino o carina. Saluti dalla Toscana, quando vieni? Mi chiede Pietro. Domani sera sono a Livorno. Però visto che siete in tanti, magari le rifaremo anche nei prossimi giorni queste dirette. Se qualcuno ha qualche curiosità in più, mi scriva in posta privata. Matteo, che mi dici di Vannacci? Che l'ho conosciuto come persona di valore, ha combattuto contro l'ISIS, i terroristi islamici, figurati se ha paura delle critiche di qualche giornalista o di qualche comunista in Italia. Damiano Erfaina, ciao Matteo, ma Lopeteghi al Milan, sì o no? Non farmi sbilanciare, a me basta che arrivi un allenatore che dia struttura e bel gioco al Milan, con tutto rispetto per Pioli, che ci ha fatto vincere uno scudetto, ci ha portato in semifinale di Champions League in maniera incredibile. Quindi grande onore a Stefano Pioli, che ci ha fatto rivivere emozioni che da milanisti dai tempi di Berlusconi non vivevamo più. Probabilmente la società sta pensando di cambiare, come tanti tifosi non ho la competenza per dire chi deve arrivare o no. Sono nero, che ne pensi? Marco, ma che domanda è? Io penso che chi distingue un essere umano in base al colore della pelle è un cretino. Quindi puoi essere nero, bianco, giallo, verde, rosa, fucsia.
Può essere eterosessuale, omosessuale, transessuale, simpatico, antipatico, non mi interessa. Non distingo, non discrimino un essere umano in base al colore della pelle, in base al modo di vivere, il modo di amare, perché ognuno sia libero di amare chi vuole, semplicemente ritengo che ci debbano essere delle regole, quindi il matrimonio c'è fra l'uomo e la donna, il bimbo viene al mondo se ci sono un uomo e una donna, la mamma si chiama mamma, il papà si chiama papà, poi ci sono neri per bene, neri per male, bianchi per bene, bianchi per male, ci sono degli italiani delinquenti, ce ne sono, sì, a voglia. Ma siccome abbiamo già tanti italiani delinquenti, ahimè, e bisognerebbe avere più carceri, non è un motivo buono per farne arrivare dal resto del mondo. E io ricordo, e il libro, lo dico magari a ragazzi di 15-16 anni che la politica la vedono lontana, come comincia il libro, al di là delle dediche, dicevo, il libro comincia con una citazione di un grande scrittore che a me è piaciuto molto ai tempi del liceo e anche dopo, Ezra Pound, qualcuno dice di destra, ma chi se ne frega, destra, sinistra, leggiamoci i libri, ascoltiamo un po' di buona musica, guardiamo qualche buon film senza pensare sempre a fascisti, comunisti, destra, sinistra. Ezra Pound diceva, se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui. Bellissima la firmo. E il libro lo comincio con un'autodenuncia. Voi state seguendo la diretta di una persona che per qualcuno è un criminale. Infatti, chi scrive rischia fino a 15 anni di carcere per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti di ufficio perché da ministro ho difeso i confini bloccando gli sbarchi dei clandestini come avevo promesso. Sì, è vero. Tanti politici hanno rischiato il carcere per questioni di quattrini e di tangenti. Io rischio fino a 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini. Però se un uomo non va fino in fondo per difendere le sue idee, i suoi valori, per quello che mi riguarda, non è un uomo. Matteo, io ho 14 anni, la politica la seguo, grazie a te. Grazie. Parlare anche a ragazzi e ragazze di 14 anni ti dà soddisfazione. Poi c'è anche Johnny che mi scrive: tu rovini gli italiani. Mentre Giorgio Cellino lo saluto, mi dice: bravo Matteo. Quindi è il bello della democrazia. Basta che la sinistra non cerchi di imbavagliare chi non la pensa come loro. Matteo, cosa ne pensi di Renzi? Il nome è lo stesso mio, però sono lontano anni luce dal modo di vivere, di far politica e di ragionare di Matteo Renzi. Lui dice che ci vuole più Europa. Io penso che ci voglia più Italia e meno Europa, meno burocrazia europea, anche perché se poi l'Europa è quella decisa da burocrati, multinazionali straniere e uomini della finanza, non è l'Europa dei lavoratori, dei precari, degli artigiani, degli agricoltori e degli studenti. Lo togliete il superbollo? È uno dei temi su cui stiamo lavorando. Ripeto, siamo al governo da un anno e mezzo, ne mancano altri 3,5. In un anno e mezzo, già dal punto di vista del lavoro creato, della riduzione delle tasse, dell'aumento degli stipendi, dell'assunzione di 13.000 insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili a scuola. Quindi, per carità, ne serviranno altre, però in un anno e mezzo. Mi sembra che abbiamo dimostrato che volere è potere, mancano altri 3 anni e mezzo per fare tutto quello che è tutto, per fare una buona parte di quello che vi aspettate. Quindi io adesso torno perché domani è giornata come oggi, peraltro è giornata impegnativa, evviva il 1º maggio, evviva le lavoratrici e i lavoratori. Sono contento perché l'anno scorso sono stati creati 500.000 posti di lavoro in più, per carità non dico che sia merito della Lega, del governo, però probabilmente l'Italia sta ripartendo, sta accelerando, sta ritrovando speranza anche grazie a un governo serio, stabile, che mantiene le promesse. Certo, io poi ho un'idea di Europa molto diversa da quella di altri esponenti del centrodestra. Per me fra Macron e la Le Pen serve tanta Le Pen e meno Macron. Serve difendere i confini, serve difendere la sovranità nazionale,
serve difendere la sicurezza dei nostri figli, questo è la Lega. Quindi ragazzi, vi saluto. Se volete, troverete adesso nel link, nelle storie, l'indirizzo delle librerie vicine a casa vostra: Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Padova, Varese, Bergamo, L'Aquila, dove andare a comprare il libro. Mi piacerebbe che poi nella prossima diretta mi diceste cosa ne pensate. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Se vi ha regalato qualche emozione, perché non è un libro politico, non è un libro palloso, spero, col programma elettorale, per carità. C'è anche quello che è la riforma della giustizia, la riforma delle pensioni, la riforma della scuola e dell'università, c'è. Però c'è anche tanta, tanta, tanta vita normale, perché dietro ogni politico c'è una persona, c'è un padre, c'è un uomo, c'è un compagno di vita, e quindi spero che siano euro ben spesi. Sei unico, capitano, grazie. Mi raccomando, pensate anche alla sanità. Sì, Antonella Franco mi ha detto, lo sto leggendo, complimenti. No Islam, difendiamo la cultura italiana, assolutamente sì. Enzo, però il ponte fatelo veramente, sì. Se PD, 5 Stelle, magistrati, pseudoambientalisti non fanno robe strane, andiamo avanti. Mario, Matteo, cambiate la legge sulla legittima difesa. Sì, già l'abbiamo cambiata, permettendo di difendere anche chi è aggredito in casa propria. Va cambiata ulteriormente perché ci sono giudici che hanno ancora il vizio di punire chi viene aggredito in casa sua e di chiedere un risarcimento per il povero ladro, il povero rapinatore. Se fai il ladro, se fai il rapinatore, se entri in casa di qualcun altro di notte per svalugiare, per rapinare, magari anche per aggredire, rischi. Il mestiere del ladro e del rapinatore deve essere un mestiere pericoloso e non può essere l'aggredito a doversi difendere in tribunale. Sono assolutamente d'accordo con te. Chris mi scrive, ti adoro. Saluto Angelo che parla degli stipendi delle forze dell'ordine. Grazie, grazie a tutti ragazzi, vi si vuole bene. A chi la pensa come me e anche a chi non la pensa come me. Io voto Lega, sono di Lecce, un saluto anche alla tua Francesca. Un bacione da me, da Francesca. Ciao, 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 ciao. Adesso chiudiamo. Io starei qua, Lega Giovani Veneto, avanti tutta Matteo, starei qua ore a leggere i vostri messaggi. Forza Lega, ciao signor Salvini, cosa ne pensi della gente di colore? Ma ragazzi, ma non ci sono i colori, non ci sono i colori. Io sono bianco perché sono oggettivamente bianco, potrei essere di qualsiasi altro colore. Ci sono donne, ci sono uomini, ci sono ragazzi e ci sono ragazze, per bene o per male. Quindi ci sono tanti italiani nati in Italia e ci sono anche tanti nuovi italiani che sono arrivati da lontano e sono miei fratelli. Io non sopporto i clandestini, gli spacciatori, i rompiscatole, quelli che vengono qua e pretendono tutto: voglio la casa, voglio il lavoro, voglio, e voi italiani dovete cambiare. No, non siamo noi italiani che dobbiamo cambiare. Quindi il colore della pelle non mi interessa assolutamente. Grazie per tutto. Adesso arriva la Franci dall'ufficio qua di fianco e con lei chiudiamo la diretta. Matteo, cosa pensi dell'Islam? Il problema non è l'Islam, il problema è l'integralismo, il fanatismo, l'estremismo islamico. Se nel nome dell'Islam qualcuno pensa che la donna valga meno dell'uomo, non è il benvenuto nel mio paese, nelle mie città, assolutamente. Io penso che ognuno sia libero di credere nel Dio che vuole, però quel Dio non deve importi di chiudere in casa tua figlia o tua moglie. Matteo, quando torni a Napoli, ci sarò domenica 26 maggio. Matteo, mi raccomando, mai con la von der Leyen. Chi voterà la Lega voterà il contrario di Ursula von der Leyen. Quindi grazie di cuore ragazzi, e vi si vuole assolutamente bene.